congresso provinciale della CGIL una due giorni per fare il punto, certamente un bilancio ma anche linee programmatiche per il futuro. Il congresso della Camera del Lavoro di Ferrara, facciamo oggi domani, discuteremo insieme ai delegati e alle delegate del territorio di Ferrara quali sono le linee programmatiche, quali sono gli obiettivi e il programma d'azione per il prossimo futuro sia in campo nazionale che nel territorio di Ferrara. È evidente che le criticità purtroppo da affrontare sono notevoli, i primi su un contesto estremamente complicato, uscivamo già da 3 anni di pandemia, lo scoppio della guerra e le conseguenze che lo scoppio anche della guerra ha portato nel territorio, quindi l'aumento del costo della vita con l'impennata dei tassi dell'inflazione a due cifre, la difficoltà per i cittadini e cittadine, pensionati, lavoratori di arrivare a fine mese, quindi la necessità di lavorare sulla contrattazione, sui rinnovi dei contratti nazionali per aumentare la capacità del potere d'acquisto delle retribuzioni, ma anche la richiesta al governo che in un qualche modo si mettono in campo iniziative e risorse a tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni e delle pensioni, cosa che mi pare che questo governo non stia facendo a sufficienza. Nel territorio io credo che la priorità sia di provare a rilanciare un patto forte tra i sottoscrittori del Focus Ferrara, quindi il patto per il lavoro e il clima Focus Ferrara. Noi lì abbiamo condiviso delle linee strategiche anche per il territorio di Ferrara per affrontare tanti nodi irrisolti che ha questo territorio. C'è bisogno di rilanciare un protagonismo differente da parte di tutti i sottoscrittori. L'unica cosa che sottolineo su questo è anche la necessità di un protagonismo anche della Regione, visto che parte sottoscrittrice del patto. Per il territorio di Ferrara io credo che ci sia bisogno anche di sollecitare un protagonismo diverso del comune di Ferrara, che è il comune capoluogo. Perché visto che anche il Comune ha sottoscritto il patto per il lavoro e il clima, Focus Ferrara, c'è bisogno di ricostruire una relazione, un confronto e un coinvolgimento delle parti sindacali, in questo caso che sono rappresentative di grossa parte del nostro territorio, e credo che possano, come dato in passato, dare un contributo di merito anche importante.